E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Little Nightmares 2. Ricordo ragazzi che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui vediamo di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like per il prossimo episodio. E quindi eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa, direi, abbiamo vissuto veramente abbastanza in panico, ragazzi, perché sono successe cose che definirei alquanto raccapriccianti, per cui non perdiamo più tempo, procediamo. Avevamo incontrato anche un nuovo nemico che sinceramente non... Stavo giusto per dire, sinceramente non so se incontreremo ancora. Il gioco mi ha letteralmente preceduto, per cui sarà meraviglioso stare giusto giusto sui condo nei condotti che sono alla portata di mano del nostro caro amico Panzone, che si arrampica insomma, sui soffitti, manco fosse Spider-Man, per cui una meraviglia proprio per gli occhi e per il nostro cuore soprattutto, perché temo che tutto ciò a cui andremo incontro, ragazzi, non sarà affatto piacevole, eh. No, oddio, ma sono cadaveri. Io mi auguro che siano finti come non so, qualsiasi cosa. Ecco qua, guardate caso, qua c'è un bellissimo lucchetto, per cui Gino, dovremmo trovare una chiave, una chiave. Allora, guardiamoci intorno, vediamo che cosa abbiamo qui. Oh, questa possiamo aprirla. Vabbè che... Oddio, non è che sia molto invitante entrare qua dentro, anzi proprio per niente. Ecco, di qua ragazzi non possiamo comunque uscire perché lo sportello è bloccato da dei cadaveri, però... Ok, immaginavo, se io tirassi fuori questo schifo che è qua dentro... E sinceramente l'idea mi repelle alquanto perché non ho idea di cosa ci sia qua dentro, ma... È abbastanza raccapricciante l'idea che ci siano 3 miliardi di mosche, ecco, a volarci intorno, quindi mi schifo già solo pensandolo. E comunque io sto andando anche fin troppo scialla, ragazzi, quest'oggi, veramente, perché siamo all'interno di quello che sembrerebbe essere veramente un obitorio e non so quanto appunto questi corpi che sono presenti siano veri, ma dallo stato, insomma, del colore della pelle purtroppo sembrerebbe, ripeto, sembrerebbe proprio di sì. Allora, questo non posso aprirlo. Quest'altro schifo posso tirarlo? Purtroppo sì, ovviamente ci permettono di interagire. Ragazzi, l'idea di salire sopra un cadavere è abbastanza, mi ripeto, abbastanza raccapricciante, ma vabbè, non ci possiamo far niente, non ci possiamo far niente. Noi andiamo avanti, non ci facciamo cruccio alcuno dello schifo che è in questo lavandino. E quindi a che pro però salire fin là sopra? Questa domanda sorge spontanea. Allora... Oh, non mi cadrà... Oh, mica addosso! Ok, adesso è chiaro, adesso sì che devo salire. Perché, ragazzi? Perché ovviamente arrivando fin là sopra, io suppongo che faremo cadere quella roba. E op! Ah, ok, no, non dovevamo farla cadere, dovevamo insomma arrampicarcici sopra. Non so manco se l'ho detto bene, ma vabbè, ormai è andata, va bene così, l'ho detta, vero? L'hai detta, giocherina? Sì, l'ho detta. Bravo, Gino! Abbiamo trovato la chiave che ci serviva. In ogni caso, continuo a ripetere, qua è fin troppo tranquillo, ragazzi. Riportami indietro, Six, anzi, Gina, grazie, Gina, riportami indietro, Gina. Continuo ad avere abbastanza timore per quello che potrà aspettarci d'ora in avanti, perché veramente dopo quello che abbiamo visto la scorsa volta, il panico che abbiamo provato, posso ormai veramente aspettarmi qualsiasi cosa, ragazzi. Per cui andiamo avanti senza farcene troppi problemi, ma...
Noi andiamo su. Indipendentemente da quello che stiamo vedendo, noi ce ne freghiamo e andiamo su. No. Ecco, scusate, volevo saltare, non so perché non sia salito. Ok, perfetto, adesso sì. Abbiamo attraversato Gina, ma poco importa. A noi non ce ne frega un cazzo, ragazzi. Forza Gina, salta Gina, andiamo Gina, ecco qua. Bene. Mi chiedo che fine abbia fatto il nostro amico Ciccio Panza, se rispunterà. Non può rispuntare, sta dicendo la mia mente, ma invece sì, rispunterà perché è ovvio che rispunterà, infatti eccolo là. Mi chiedo cosa diavolo stia facendo lì, ma a noi questi dettagli non interessano, vero Gina? Vero, assolutamente sì. Gina, non mi spingere, sei impazzita? Ah, si lava anche le mani, rispetta anche le norme igieniche vigenti. Incredibile, perché mi dovrei arrampicare? Oh, cazzo. No, qua sotto non mi piglia manco per il cazzo, mi auguro. Come non detto. Ok, mi piglia anche per il cazzo? Sì, perfetto, va bene. La domanda però ora sorge spontanea. C'è qualcosa. Ah, lì sopra c'è il fusibile che ci serve, ragazzi. Lo vedete dentro a quell'oculo. Lì in alto, purtroppo c'è il fusibile che ci serve. Oddio, che gli devi fare? Non ci interessa tanto saperlo, ma dobbiamo. Dobbiamo vedere come agire. Ecco, se adesso mi vede, mi sparo direttamente in un coglione, ragazzi. Interessante vedere che si lavi anche le mani. Veramente è molto. Ah, tirami su, Gina, andiamo. Opla, vediamo un po' dove ci porta questa piccola finestrella. È alquanto inquietante, sì, è terrificante, sì. E come se lo è. Ma se io mi arrampico qua, che succede? Mi senti? Allora, dobbiamo buttare giù quella leva, ragazzi, questo è poco ma sicuro, perché probabilmente se il paziente sembra che stia per morire, probabilmente il panzone tornerà di qua. Almeno credo, cioè, non lo so, questa stanza deve avere una qualche importanza, in effetti, per cui suppongo, ok, che dovremmo buttarci da qui, perfetto. Oh merda, miseria. No, mi troverà. Mi troverà. Ok, è impegnato, è impegnato. Muoviamoci, muoviamoci, muoviamoci. Muoviamoci, muoviamoci, muoviamoci. Forza Six, forza Six, forza Six, aiutami Six. Cosa stai facendo, Six? Perché mi guardi? Perché mi guardi? Mi devi aiutare. Non mi hai aiutato, se n'è fregata. Grazie Six, sono commossa. Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Proprio pepe al culo, pepe al culo, pepe al culo. Oh, non voglio che mi trovi, non voglio che mi trovi. Eccoci qua, eccoci qua. Six, sei rincoglionita, eh? Vorresti. Oh, merda! No, non mi. No, vabbè, regà, non ci credo. E dove cazzo mi nascondo? Ah ok, perlomeno, almeno, perlomeno, almeno. Mi ha fatto sbucare da qua, regà. Niente, no. Oh porca, è una corsa contro il tempo, ma. Ah!
L'animaccia tua di quella zozza di tua sorella. Spero tu non ti offenda, vero? Certo che no, certo che no, certo che no. Allora, comunque, pure Six ci indica che è questo quello che dobbiamo fare, ragazzi. No, però dovresti fare più in fretta, Gino. Oh, cazzo. È arrabbiato, è arrabbiato, arrabbiato. Cioè, è veramente incazzato, ragazzi. Oh, merda. Si calmi, signore. Non può affrontare così la vita con questa rabbia, veramente. Le fa male alla salute. Aiuto. Oh, mi prende. Oh no. Ma Six dove è andata a finire, ragazzi? Ma ci rendiamo conto, vero? Cioè, è diventata... Ok, ma signore... Le ho detto che deve stare calmo. Non può affrontare con questa rabbia la vita. Oh cazzo, devo fare da esca. No, non è un forno crematorio questo. Certo che lo è. E come se lo è. Oddio, ma rimarremo schiacciati. Oddio, no. Oddio, lo dobbiamo bruciare vivo. Lo dobbiamo bruciare vivo. Aspetta, Six. Che cazzo fai? Oh, sono incastrata. No, raga, sono incastrata. Non mi fa uscire, raga. Non mi fa uscire, raga. Ma perché non mi ha fatto uscire l'animaccia sua? Forse devo fare più in fretta, non lo so. Eh no. Però corrigino. Corrigino. Vedi che può schiacciarti da un momento all'altro, tesoro, forza. Ma raga, ma c'è un modo per uscire o che cazzo devo fare? No, ma scusate. Ma si blocca. Ma non c'è lo spazio lì per uscire. Non è che devo tirare via, no? No. Pensavo magari ci fosse una grata da dover tirare via per poterci passare poi dopo. Ma da lì allora non posso uscire. No, perché c'è una grata alla sua... Ah, forse devo tirarla. Sveglia pure io, Madonna, Gino, muoviti, Gino, ti prego, Gino. Ok, sì, infatti. Ecco, fatto, a posto, via. Chiudi, chiudi, Six. E brucia, pezzo di merda. Che bello odorino, Bello, che buon odorino. Al fatto che Six lo stia usando per scaldarsi è alquanto inquietante, alquanto inquietante. Però forza, Six, non perdiamo tempo, forza, sollevami, dai. Opla. Fa arrivare sta ascensore. Andiamo via. Oh, ci siamo disfatti di un altro nemico senza batter ciglio. L'ho dovuto rifare 3 volte per capirlo, però vabbè. Ricoverato. Il tizio, ecco, si è scollegato pure il pad. Ok. Altro che ricoverato. È stato bello che cremato, signori. Senza colpo ferire. Allora, qua c'è qualcosa che mi può essere utile? No. Per cui con tutta l'adrenalina del mondo ancora, che ci abbiamo ancora in corpo, non vi azzarderete a muovervi, mi auguro. Mi auguro sinceramente di no, perché di manichini che si muovono in maniera scoordinata ne ha avuto veramente abbastanza. Veramente abbastanza. Andiamo, va. Ah, quindi niente, pure questa sessione è andata, nel senso, finiamo anche con questo ambiente, quindi con questo ambiente ospedaliero, diciamo così. Quindi addio, addio, amici, addio. Va bene, va. Diciamo ciao, ciao pure a quest'altro livello, chiamiamolo così, se possiamo definirlo così. E vediamo un po'. Dove altro ci porterà il vento, la vita, qualsiasi cosa sia, il destino o non lo so, o la strada che è stata pensata dagli sviluppatori, ovviamente. Sono proprio curiosa di sapere dove ci porterà. Ammazza come piove.
che cazzo è? Oddio, ma che è? Oh. No, 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 basta con scherzetti poco simpatici perché veramente, ragazzi, ne abbiamo avuto abbastanza, eh? Una musica. Questo è un cadavere, però. Ed è pieno, nel senso non ci sono solo vestiti. Oddio. Quindi non si... Oh! Non è un cadavere. The fuck? Aveva la faccia deforme, ragazzi. Oh mio Dio, non toccarlo, Six. Non toccarlo, lascialo stare. Oh mio Dio. È stato strano e spaventoso allo stesso tempo. Perché è un essere vivo, ovviamente. Sembrava una persona normale, ma aveva la faccia deforme in qualche modo, ragazzi. Non era una persona totalmente normale. Sono attirati dai rumori, mi sembra di capire. No, che nuovo... No, 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 raga, non ce la posso fare più, Con cose che si muovono in maniera scoordinata, non ce la posso fare più. Non ce la posso fare più. Ma perché li devono sempre far muovere in maniera scoordinata? È a scatti, è scattosa e non lo capisco. E mo sta, cioè pure sta musica. Poi tra l'altro perché sono attratti dalla TV? Quell'altro ragazzo ci ha ficcato la testa nella TV. Ma perché? Piano. Continua ad essere abbastanza interdetta, ragazzi. Ok. È chiarissimo. No, non mi aspettare, Six. Tu vai. Oh, mazza che vola. Vado, eh. Ah, vai, vai pure te. Oh, e m'appendo, eh. Ci porta giù, eh. Ah, no, ci porta su. Mi ha dato l'illusione che ci portasse giù. E invece, volevi che ti portasse giù. Oh, cazzo. È chiuso a chiave. E adesso? Oh merda. Non ci passo, vero? No, non ci passiamo in mezzo a sti buchi. Comunque no, non ci passiamo. Torniamo giù. Ho capito. C'è un'apertura, ragazzi. Ok, siamo pronti? Up! Ecco qua. Ciao Six, è stato bello, te voglio bene. Vediamo un attimo dove mi porta sta fessura. Da qualche parte mi deve portare, anche perché senza una chiave, senza niente, non possiamo uscire da quell'ascensore. Questo è poco ma sicuro, per cui vediamo di farci strada da qualche parte e di trovare una soluzione a questo problema. Oh. Ah. Six, dovrei avere un po' di pazienza. Ok, ho trovato la via lunga, ma devo comunque trovare la chiave di interesse. Ovviamente non è per caso dentro uno di sti cassetti. Ah, ecco. Manco a farci apposta. Non ci posso credere. Ok, abbiamo trovato la chiave che ci serviva, per fortuna. Per cui apriamo questo benedettissimo lucchetto. Ecco qua, Six, sei libera di... Bravo, Gino, Siamo stati veramente, veramente molto, molto bravi. Ma allora,
Se noi abbassiamo questa leva, che cosa succede all'ascensore? Perché suppongo che serva per l'ascensore. Succede una beneamata mazza. Forse cambia la direzione, magari ci porta più su. Boh, forse è l'unica soluzione. Vediamo, vieni Six. Non vieni? Eh? No, non mi porta più su. Ok, non mi permette di cambiargli direzione, questo è chiarissimo. Come non detto, pensavo di aver trovato la soluzione in 448, invece. Me sono fregata. Allora, se io quindi riabbassassi questa leva, dobbiamo vedere Six, che cosa succede quando abbassiamo sta leva. Vediamo un po' se cambia qualcosa qua nei dintorni. Allora, qua non c'è niente. Non lo so, ragazzi, non lo so perché. Allora, per abbassare quella leva lì, comunque ci serve l'aiuto di Six. Quindi, comunque, Six da sola non ci può arrivare. Allora, qua dentro non ci fanno tornare. Aspettate un attimo, ma. Ah, no, si chiude la porta. No. Ecco, se io faccio così e mando giù l'ascensore. Ah, aspettate. Sì, ok. Adesso noi lo richiamiamo su, così che una volta che è in arrivo. Op! Ecco fatto. Perfetto, perfetto! Ottimo ragionamento, signori. Allora, qua dietro già l'ho vista l'apertura, per cui se spostiamo questo, ma prima di tutto. Chissà quale sarà la parte per procedere, probabilmente quella a destra. Per cui guardiamo un attimino cosa c'è qui dietro, ragazzi. Ecco qua, ok. Un'ombra. Benissimo. Sempre super inquietante come al solito. Per cui andiamo, Six, vieni tesoro. Prendimi per la manina. Romanticamente, prendimi per la manina. Six. Six! Ah, non mi vuoi prendere per la mano? Va bene, eh? Guarda, questa me la segno. T'ho salvato in diverse occasioni e questo è il ringraziamento. Va bene, me la segno. Oddio, qua piovono corpi dal cielo. Sembrerebbe essere una sorta di antenna quella laggiù. Se ce la mostrano con così tanta insistenza significa che è importante, ovviamente. Guardate caso, un'antenna e i corpi che abbiamo visto fino ad ora erano in fissa con la TV, ragazzi. Ma perché? Tirami su, Six. Mi chiedo se mai lo scopriremo. Allora, appenditi tesoro. Ecco qua. Vada, vada signorina. Non cincischi, vada. Ok. E tu puoi fare qualcosa per me? Ah sì, mi afferrerà al volo. Ci affidiamo a Gina. Vai Gina. Grande Gina. Brava Gina. Ottimo, ottimo. Procedemus. Sì. Ok, qua come sempre deve tirarci su lei, ma suppongo che la scala cadrà una volta che ci appenderemo noi. Esatto! Esatto! Bene. Comunque è interessante, ragazzi, che ci siano anche sessioni all'esterno, per quanto magari non siano di vitale importanza, ma è comunque interessante questa cosa. Poi questa pioggia così battente, così insistente. Rende il tutto ancora più cupo e inquietante. Andiamo. Oddio, ci stiamo addentrando in un altro edificio. Non è mai una cosa positiva in questo gioco addentrarsi all'interno di edifici. Si incontrano sempre brutti soggetti. Sì. Confermo, eh. Successo già diverse volte. Oh cazzo. Oh cazzo, forse è meglio correre. No. Oh, non lo so. Questa per crollare tutto. Oh porca. Manca la maniglia.
Oddio re Gesù. Oddio re Gesù. Oh Six. Six. Non è che devo direttamente spingerla, no. Non funziona spingerla, vero? Ah, ok, sì, sì, bisogna spingerla, forza ragazzi. Ok, direi di non fermarci troppo perché poi continua a crollare tutto. Ah, Gesù, ah. Oh, porca vacca, corri, Six. Oddio, no, 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 è impossibile, sia morta, sei un prequel. Six, tieniti, ti prendo, ti prendo. Tiro, ah! Oddio, oddio, però muovetevi ragazzini, eh. Oh, si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo. Ah, c'è scambio di sguardi e il pad che si scollega. La torcia quindi non ci serve più? Eh no, si è rotta. Si è rotta, più niente da fare, non c'è più niente da fare. È stato bello sognare. Opla. Comunque è bella raga, sta sessione del fatto che crollasse tutto è stato veramente adrenalinico. Allora, come al solito, guardiamoci prima un po' intorno e vediamo che troviamo. Non c'è niente, solo disegni, disegni inquietanti. Non credo, oddio, a meno che non ci dovremmo tornare se ci serve qualcuno di questi giocattoli probabilmente. Purtroppo dobbiamo addentrarci ragazzi. Sempre una gran sofferenza, raga, fare sta cosa, eh. E ancora mi chiedo che significato abbia, ragazzi. Wow, sempre l'impatto pure sta cosa, ragazzi, che per quanto comunque sembri una cosa non di così vitale importanza, è sempre l'impatto. Non so, non vi so spiegare perché, ma mi colpisce sempre. Le altre volte la aprivamo la porta, ragazzi, che voi vi ricordiate? Oddio, ancora lì. Oddio. Oddio, questo chi è? Oddio, questo chi è? Oddio, che vuole? Chi è che vuole? Chi è che vuole? No, no! Mm.
No, Six! Non lo prenderà! No! Perché non l'abbiamo aiutata? Perché l'ha portata via? E ha lasciato una di quelle ombre, ragazzi. Quindi quelle ombre sono tutte ombre di... cioè residui di persone che sono state portate via da quest'essere. Che tra l'altro chi cazzo è? Ancora. Ci arrischiamo, andiamo. Sono una sorta di portale. The fuck? Ok ragazzi, io sono abbastanza sconvolta, nel senso che wow. Cioè questi momenti mi hanno lasciato senza respiro, ragazzi, vi giuro. Ne usiamo un'altra. Oddio. Ok, mi serve che la TV mi trasporti dall'altra parte. Quindi praticamente le useremo come portali. Sì. Praticamente sì, come portali. Incredibile pure sta cosa, ragazzi. Veramente incredibile. E quindi quest'essere ha usato le TV... per entrare, insomma, tra virgolette, forse nelle case delle persone, impadronirsi delle persone. Cioè, per qualche motivo. Per qualche reconditissimo motivo, sempre se si può usare sto termine. Insomma, manco se esiste. Sono... mi ripeto, ragazzi, abbastanza sconvolta, ovviamente... positivamente, ma è inquietante, agghiacciante quello che hanno fatto, veramente. Non so perché questo gioco riesca a comunicarmi veramente così tanto e... ma wow, cioè veramente wow. È l'unica parola, forse meglio definirla esclamazione che mi viene in mente. Aia, quasi mi ammazzo. Qua c'è il telecomando. Come si accende? Oh. E giustamente. Ok. Wow. Incredibile sta roba, ragazzi. Veramente incredibile. Ok, qua però se non sono a livello col cazzo che ci entro, ragazzi, scusate il termine. Se non sono a livello della TV non posso entrarci. Ma se cado qua mi faccio male? Ovviamente no, per cui se passo qua che cosa succede? Che cosa ci sarà da aspettarci dall'altra parte? Vediamo, lo scopriremo solo esplorando, ragazzi. Ok, allora. Qua c'è un'altra TV. Ah, abbiamo preso proprio il telecomando. Ma perché riuscire da quell'altra parte allora?
Questo tra l'altro posso spostarlo. Perché riuscire da quella parte? Non ha senso. Beh, qualcosa. Qualcosa dovrà significare, ragazzi, eh. Appunto. Perché farmi riuscire qua? Non ha senso. Oh, cazzo. Potevo arrivare pure di qua direttamente. Allora, vediamo cosa c'è di qua. Ok. Ah, ok, perfetto. A questo mi serviva, ragazzi, per poter arrivare dall'altra parte. Benissimo, ho fatto senza manco tanto rendermi conto di quello che dovessi fare. Oddio! Whee! Ecco fatto. Ah! Solito volo. Stiamo scherzando. Questa è pazzia, questa è follia. E dai, ma perché mi si continua a scollegare l'animaccia tua? Questa è pazzia, ragazzi. È follia. Come li hanno fatti sti cosi? È agghiacciante tutto ciò. Non devo assolutamente spegnergli, era allora. Se continua a rimanere a fissarla, a me va benissimo così. Ma qualcosa dovrò pur fare. Vabbè, ciao, eh. Allora, di qua non posso uscire, però, attenzione. Però non posso arrampicarmi, manco per il cazzo. Benissimo. Però da qui sì. Bene, ciao signora, è stato un piacere, eh. Oh cazzo, sta arrivando. Non posso uscire da qua, scusate, dalla finestra. Non posso uscire. La devo attirare. Siamo pazzi. Come faccio? Ragazzi, questa è pazzia. Come faccio? Ad attirare. Dove la attiro la stronza? Di qua? Ma ok, poi rimane fissa all'altra TV. Mamma mia, ragazzi. Siamo pazzi. Siamo proprio pazzi. Mio Dio. Mio Dio. E non ho capito perché questi cosi sono. Perché erano esseri umani. Boh, che cos'erano prima? Perché si sono trasformati così? Perché sono diventati così orridi e orripilanti? Non lo so. Oddio. Allora, il segnale. Ah, fino a lì ci arriva. Benissimo, per cui. Scusi, stia buono. Ok. Benissimo. Ari, ci ha fatto un favore da un lato, eh. Grazie, è stato gentilissimo. Oddio. Ah! Basta che non facciamo la sua stessa fine. Tirati su, grazie. Mizzica quanto piove, oh, mi sono frascicato tutto. Ok, ragazzi, allora, mi ha appena salvato la partita, per cui il tempo a mia disposizione per oggi è finito. Direi che possiamo fermarci qui e riprendere da qui la prossima volta. L'unica cosa che davvero posso ripetere, ragazzi, è wow, è incredibile e le domande sono tante, mi chiedo cos'altro potremo trovare, a cosa stiamo andando incontro. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Doscia a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!